Buongiorno amici, ma soprattutto amiche. Domenica mattina, senza filtri, questa è la faccia dopo un medio ondulato collinare di 2 ore 08, concluso da 5 minuti. 2 ore 08, faccio una stima, ho coperto all'incirca sui 31-32 km. Bene, bene. Questo è l'ultimo lunghissimo di corsa lunga svelta prima della maratona tra un paio di settimane. Da adesso in poi sarà solo scarico e richiami di rifinitura. E le sensazioni sono buone, nonostante venissi da un venerdì, ho provato una prova sul tempo. Il classico, gli anglofoni lo chiamano time trial, sui 10.000 metri. Anzi, 10.270 metri in allenamento che ho chiuso in 34-54 e l'ho sentito oggi nelle gambe, ma ho tenuto duro. Sono arrivato veramente ad esaurimento oggi e penso di sarei riuscito ancora a fare non più di 2-3 km oggi, però ho tenuto duro e ho continuato i test sul reintegro. E reintegro solido, barrette energetiche, maltodestrine. Mi trovo bene, digeribili e assimilabili da subito. Sono a 2 ore 08 di lavoro oggi. Adesso tornerò a casa ancora un 30 minuti di remo ergometro. E vado a sciogliere un po', a defaticare. Per le mie uscite di medio scelgo un percorso ondulato perché l'ondulato dà la possibilità di richiamare diversi sistemi energetici in un lunghissimo e diventa un medio naturale, anche detto fartlek lungo, perché si inizia molto, molto in economia, molto controllati, quindi andiamo a usare il sistema degli acidi grassi. Poi nelle salite, che sono più o meno lunghe nel giro che faccio io, anzi se siete curiosi di sapere qual è il mio giro del lunghissimo per il medio di corsa lunga svelta, contattatemi, vi darò qualche dritta. Non è detto che lo si possa fare assieme qualche volta. E dicevo, un circuito che mette sotto sforzo diversi sistemi energetici. Si inizia piano, quindi si va, come dicevo, a intaccare il sistema degli acidi grassi. Il collinare fa accumulare una lieve dose di lattato alle rampe di salita, che non devono mai essere troppo intense perché sennò si va in stallo. E le successive fasi di discesa con lunghi tratti anche di leggero piano permettono di recuperare e smaltire bene l'acido lattico e usarlo come meccanismo energetico, sistema energetico. E via così. Va bene. Sono abbastanza al top oggi, una sessione veramente, veramente ottima, le gambe rispondono bene. Dopo il collinare, quando torno su piano, sento proprio che il lavoro muscolare si trasforma in un'ottima spinta, un'ottima biomeccanica, sento i piedi molto molto reattivi. Ok, penso che per stamattina di aver detto tutto. Scusate se straparlo, ma sono abbastanza stanchino. Torno a casa adesso, giro, mi spetta il mio remo ergometro. Per ora vi saluto, siate sempre equilibrati, non oltrepassate mai i vostri limiti in allenamento, cercate di allenarvi sempre alla vostra soglia di resistenza, di sopportazione, siate sempre oculati, equilibrati negli allenamenti. Allenamenti intelligenti e non esagerate.
Ok. Se avete domande, messaggiatemi qua sotto, messaggiatemi. Oggi escono degli hashtag impossibili. Scrivetemi qua sotto via Messenger e visitatemi al sito www.mattiabenuccitrainer.com. E se il video vi è piaciuto, like al mio canale di YouTube che deve crescere. E come sempre, a bombazza. E lei cosa si sente? Professore, non le dico, Antani come trazione per due, anche se fosse super cazzo rabitumata, ha lo scappellamento a destra. Ho capito.